Accosta. Che? No, che stamattina stai prendendo tutte le buche di Roma. Mi devo mettere il mascara. Il mascara te lo devi mettere in macchina? Sì, perché? Vabbè, intanto stai lì come un sacco di patate, sono io che guido. Senti, te l'ho chiesto mille volte di guidare. Ogni volta mi dici che se guido io ti viene da vomitare. Comunque scendi che stamattina guido io, dai. Non sai guidare. Ma tu hai voglia di litigare? No, sei tu che ti sei svegliata col piede storto. No, guarda, non è giornata, non è il momento. Tommaso è tornato a casa. Perché non me lo dici? Perché tu invece mi dici sempre tutto. Perché che cos'è che non ti ho detto? Per esempio il Dio t'allevi. Vabbè, ma Dio t'allevi, dai, è una cosetta così. Ah, una cosetta così? Ma come, sono pazza di lui? Lo amo. Ecco. Dove siete, di grazia? Sì, beh, siamo quasi arrivate. Sì. Ah, sì, eh? Beh, stavolta non transigo, non è giornata. Perciò mi fate la cortesia di essere puntuali, invoglianti, gasate, ok? Va bene, sì, sì. Sì, 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 sì. Non voglio sentire di posti di blocco, tamponamenti, dissenterie, tutte quelle scuse che trovate per i vostri ritardi. No, ma guardi, io glielo giuro che la dissenteria ce l'ho avuta veramente, cioè... Un altro imprevisto, un altro ritardo e rivediamo i vostri incarichi, d'accordo? Mo. Vi ricordo che non avete ancora chiuso un atto questo mese. Non mi sembra. Mi sembra invece di aver chiuso dei contrattini, niente male. Tutte casette mi avete venduto. Che paura. Paura nera. Scusate se vi disturbo, è che non è che per caso voi conoscete qua vicino un negozio di elettronica, qualcuno che mi vende un caricabatterie, perché mi si è scaricato, sono disperata, devo fare una telefonata. Non siamo di zona, però ti faccio fare una telefonata, tieni. No, è che la sto aspettando, capito, la telefonata, non è... No, aspetta, attaccati qua. Ma che, davvero? Ma certo. Cioè, grazie, veramente. Figurati. La gentilezza tua. Grazie. Mi dispiace solo che abbiamo un appuntamento, ti puoi ricaricare. Eccoti qua! Apra per favore. Eccoti qua. Che ci fai qua? E dove devo stare, eh? Mi hai scaraventato via dalla macchina. Io? Hai aperto lo sportello e ti sei buttata giù, cretina! Vabbè, te ne vai adesso, per favore, te ne vai. No! Sì, te ne vai invece, perché tanto adesso Carlo mi richiama e mi faccio venire a prendere da lui. No! Io non vado da nessuna parte. Tu adesso, per una volta nella vita decidi se vuoi essere autentica oppure no. Io sono autentica, io sono tutta autentica. Anche perché io te l'ho detto dall'inizio che non ero dichiarata e mi sembra che non hai mai fatto una piega su questa cosa. Ma che tristezza. Ma non ti vergogna l'età tua a fare ancora la finta etero? No. Sei patetica. Non, guarda che io non sono finta, perché ah, a me, no? A differenza tua, gli uomini mi piacciono. Ma e certo. Pure molto. Ipocrita, appena vedi un po' di mascara ti ci fiondi. Ma che dici? E allora perché ti sei fermata qua? Con questa che ti guarda pure. Oh, no, non mi sta guardando. Sì che ti guarda. No, non mi sta guardando. Sì che ti guarda. Oh! Vabbè, perché pure se mi guarda che problema c'è? Siete proprio fuori strada, eh? Non è. Ma vi conoscete? No. L'hai chiamata? No, amore. Tu conosci, l'hai chiamata? No. Scendi un po'. No, conosco, te lo giuro, non l'ho mai vista prima, scusa. Ce la faccio. Non l'ho mai vista prima, non ti conosco, no. Anzi. Ciao. Io sono Francesca. Ma ciao, poi, Giulia. Francesca. Eccolo, vedi, mi rovini sempre i bei momenti. Io le rovino i bei momenti, che tutta la vita così. Io te li rovino i bei momenti. Sì, tu me li rovini sempre. Anche il giorno del mio compleanno mi hai rovinato, che hai fatto quella scenata a Carlo che lo conosco da 20 anni. Ah sì, e dopo 20 anni magari ci caschi. Ma che dici? Tu mi nascondi. Lo sai che non è vero. Ma come, l'altra sera tu per tutto il tempo hai fatto finta che Carlo fosse il tuo compagno. Cosa pensi, che non me ne sia accorta? Eh? Cosa pensi? Lo sai che Giulia, amore mio, tutta questa finzione si mette nella coppia.
ho ragione o non ho ragione? No, non ha ragione! No, non ha ragione! Perché lei non lo capisce, capito? Lei non lo capisce, io voglio dei bambini. Anche io voglio dei figli. Bla bla sì. Bla bla bla, lo dici sempre, ma tanto non fa niente. Ho congelato gli ovuli. Anch'io! Che hai fatto? Sì, l'ho fatto. E non me l'hai detto? No, non te l'ho detto. Che hai fatto tu? Non volevo agitarti. Quando ne abbiamo parlato eri sconvolta, Giulia. Ma scusa! Scusa, ma chi è Villa Rosa? Sì, Villa Rosa, sì. Ma scusa, no, scusa. Dalla dottoressa di Bartolomeo? Sì, esatto. Ma lo sai che è mia zia? Ma è molto interessante. Ma hai visto quanto è bella? Ma sì. Ha partecipato anche a Miss Italia, è bellissima. Ma che da sola ci sei andata? Sì, sono andata da sola. Non volevo che ti agitassi. Claudia, però tu così a me mi spezzi il cuore. Ma io ti amo, io ti amo. Ma io pure. Io voglio il nostro bambino, amore. Scusa, chi era il medico? Chi era il medico? Sua zia. No, era Miss Italia. No, ha fatto Miss Italia, però... Era figa, era. No, sei più figa te. No, sei dai, furba, sei. Cammina. No, salve il culo. Amore, come stai? Bene, bene, tutto bene. Ma ti conosco, che cos'è questa vocina? Ma no, niente, è che certe volte uno pensa di avere dei rapporti speciali nella vita, invece. Ma se sei la mia migliore amica. Che succede, avete litigato? No, no, è che questa è andata a congelare gli ovuli con l'uomo del deficit, a me non mi ha detto niente. Che bello, sei incinta? No, Pina, non sono incinta, li ho congelati perché sono vecchia. Adesso ci andiamo a giocare immediatamente, 89 gravidanze e 16 gravidanza buona. Papà!